Buongiorno, allora oggi vi presento una new entry, un nuovo prodotto di videosorveglianza Silent Guardian 1. Questa apparecchiatura noterete, potete notare che è tutta, diciamo, sigillata in un cofanetto antiurto, perciò anche impermeabile. Qui sopra notate i LED a infrarosso per la visione notturna, qui al centro c'è la microcamera e qui sotto abbiamo il sensore di movimento. Come apriamo il contenitore potete notare che qui all'interno c'è un piccolo monitor dove poter rivedere le immagini appena registrate o le foto scattate, perché l'apparecchiatura permette di fare dei filmati fino a 60 secondi o scattare delle foto. Qui c'è la plancia di controllo con i vari pulsanti per accendere il video e settare la telecamera. Qui sotto potete vedere che c'è l'entrata della micro SD o dell'SD. Ok, qui vicino c'è la porta USB per collegare l'apparato, la microcamera a un computer, alimentazione esterna a 6 volt. Qui c'è l'uscita video per poter collegare l'apparato, la microcamera, un monitor, un televisore. Il contenitore offre anche, è alimentato a batterie, secondo me, eccolo qui. Qui c'è il vano delle batterie, perciò lo possiamo tranquillamente occultare in un qualsiasi luogo. Nel momento in cui l'apparato viene posizionato, qui dietro abbiamo dei punti per l'ancoraggio con una cinghia o qualsiasi altro tipo di supporto. Come l'apparato viene posizionato e viene acceso, nel momento in cui passa una presenza di calore, perché il PIR, il sensore movimento, rileva solamente fonti di calore, perciò animali, persone, esseri umani, e nel caso in cui c'è un movimento di un ramo, di una foglia, un foglio di carta che cade, naturalmente non si mette in moto, perciò non abbiamo falsi allarmi. Diciamo che la durata delle batterie porta 8 stilo a lithium, ha una durata di circa dai 4 ai 6 mesi in stand by. Ma altro non ho da dire, il prodotto è antiurto, viene utilizzato solitamente per la caccia o anche per una videosorveglianza dentro una proprietà privata, all'interno di un appartamento o quant'altro. Ultimamente abbiamo molte richieste, per esempio per problematiche inerenti il danneggiamento ad autovetture, perché molte volte si danneggiano macchine, si sfregiano macchine e il proprietario non sa mai come riuscire a risolvere il problema, perché non ha la possibilità di avere un'alimentazione a corrente a 220 e perciò o non sa dove posizionare una classica telecamera da videosorveglianza. Il prodotto è in vendita su spiare.com, già è disponibile e mi auguro che abbia un buon successo per i nostri clienti. Buona serata.